Da ieri fino a domani, domenica, la grotta di Babbo Natale di Ornavasso si è arricchita della presenza di una pattuglia di carabinieri a cavallo del nucleo di Monza. Ottava edizione di questa bellissima manifestazione che per la prima volta, penso in assoluto, vede la partecipazione dell'Arma dei Carabinieri. Reparto storico, il 4 Reggimento Carabinieri a cavallo, ha mandato qui una rappresentanza che dal nucleo di Monza ha accolto molto molto volentieri l'invito per figurare e rappresentare l'Arma dei Carabinieri anche in una manifestazione così, così importante. I militari in sella prestano servizio lungo il percorso che porta alla grotta e al presepe che si trova all'interno della chiesa della Madonna della Guardia. Tanti visitatori che si sono fermati ad ammirare gli eredi delle tradizioni equestri dell'arma, protagonisti dei maggiori fatti d'arme fin dal 1815 a Grenoble, prima battaglia a cui prese parte l'allora corpo dei carabinieri reali. Prima assegnati alla protezione di re Carlo Alberto, salvarono eroicamente la vita al sovrano a Pastrengo, ottenendo così la prima medaglia d'argento al valore militare da re Vittorio Emanuele III. Il 4 Reggimento Carabinieri a cavallo è inoltre famoso in tutto il mondo per il carosello storico eseguito dal gruppo Squadroni Pastrengo. Affollata come sempre la grotta di Babbo Natale di Ornavasso, ormai una tradizione, ma stanno ottenendo un grande successo anche le nuove iniziative natalizie a Macugnaga con i segreti di Babbo Natale. Un'occasione per le famiglie per scoprire i segreti della montagna, dei suoi abitanti e dei tuergi, gli aiutanti di Babbo Natale. Ad esempio visitando un'antica casa valzer dove i più piccoli assistono alle coinvolgenti dimostrazioni degli antichi mestieri, proprio come in un presepe. Spazio anche all'avventura, per l'occasione viene aperta l'antica miniera della Guia, la prima vera miniera d'oro visitabile in Italia. I giovanissimi visitatori andranno alla scoperta dei cunicoli scavati nella roccia della montagna, alla ricerca di pepite d'oro. Alle 16 poi c'è il ritrovo alla Congresshaus per una passeggiata con le lanterne fino all'antico villaggio. E sempre alla Congresshaus si può assistere allo spettacolo dal vivo del musical di Babbo Natale. Imperdibile poi la salita con la funivia a 1700 metri di quota all'Alpe Bill per incontrare la regina dei ghiacci.